Franco Causio, la storia del calcio italiano, un'ala fantastica che tutti quanti ricordano. Qual è la più bella Juve che hai avuto e con cui hai partecipato? Ma guarda, la prima che mi viene in mente sinceramente è quella di tutti italiani, quando abbiamo vinto Coppa UEFA e campionato, siamo andati in finale anche di Coppa Italia, quindi la prima poi di Juve belle ci sono state quelle mie, ci sono state quelle di tante altre, perché di Juventus nella storia, se noi andiamo a guardare, sono stati tantissimi campioni, tantissime Juventus, una meglio dell'altra. Perché prima ci ricordavamo la formazione della squadra del cuore e adesso non riusciamo più a metterle insieme? Tu che sei anche un commentatore televisivo per Sky. Ma guarda, io credo che una volta i numeri di maglia erano importanti. Dall'1 all'11 tu ti ricordavi che era il numero 1, che era il numero 2, che era il 7. Oggi con tutti questi numeri strani che si vanno a scegliere è un po' più difficile, quindi sinceramente. Poi una volta il giocatore rimaneva più a lungo in una stessa squadra, quindi la stessa forma, 7, 8, 11esimi erano quasi, rimanevano per 6 anni, 7 anni, 10 anni addirittura. Oggi si cambia, anzi, con le nuove regole, con le nuove leggi, le legge Bosma, la legge 91, quindi oggi un giocatore, anche se ha un contratto di 5 anni, può rescindere anche dopo domani, quindi se noi andiamo a vedere una volta, il giocatore era di proprietà della società e non potevi andare via, devi rimanere per forza. E questo secondo me era ancora migliore. Era un fatto, secondo me, era più importante, perché tu sentivi attaccato alla maglia. Oggi purtroppo non ti senti il giocatore. E guardiamo l'esempio di Cassano. Cassano fino alla settimana scorsa era tifoso del Milan e giocava nel Milan. Adesso sei da bambino tifoso dell'Inter, eh? Però è andato a giocare, dopo una settimana è andato a giocare con un'altra maglia. Non lo so io con quale spirito io potevo mettere la maglia della Juve oppure andare a giocare con quella del Toro. Non potevo mai farlo. Ci ricordiamo tutti quanti Franco Causio sulla fascia. Claudio Sarro. Franco Causio su quella fascia che volava e metteva in mezzo quei fantastici palloni per Roberto Bettega, per Anastasi e Boninsegna poi successivamente. Quindi qualcosa di eccezionale. E anche di Altafini, ti sei dimenticato, sì. Anche io sei Altafini. E cos'è rimasto di quel Franco Causio? Bah, io sono sempre il stesso, purtroppo è l'età che avanza, come tutti quanti noi, la carta d'identità non si può fare niente, non possiamo fare niente. Ho degli ottimi ricordi. Io credo che quest'anno ho avuto la soddisfazione di tornare con Sky dopo 30 anni a Villa Alperosa. Io ho attraversato il campo perché la telecamera per commentare la partita era dall'altra parte da dove venivo io, no? E nel momento in cui ho attraversato il campo, c'erano 7.000 persone, è stato un applauso unico che veramente mi ha fatto rabbrividire, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Quella è stata veramente la cosa molto bella. Dopo tanti anni che non sei più in una squadra, essere ricordato dalla gente ancora a 60 fischi anni è stata veramente una cosa bellissima. Perché oggi il calcio è cambiato e non si riesce ad essere nel cuore dei tifosi come lo si era allora? E perché c'è questo calcio che non riesce a trasmettere altro, che non si è più legati a quel calcio che c'era la domenica di andare a vedere la partita? Oggi le partite si vedono solo per televisione principalmente. Ma io non credo che si vedano in televisione, io credo che se tu vai a vedere lo Juventus Stadium è sempre pieno, i tifosi vanno, sono 41.000 tutte le domeniche, biglietti esauriti. Io credo che alla gente bisogna dargli le comodità, come è stata la Juve. Io credo che tutte le altre squadre, per lo più chi ci comanda, che sta in alto, i nostri politici, dovrebbero finalmente far passare questo decreto per gli stadi e dargli la possibilità anche alle altre società di avere uno stadio di proprietà, come ce l'hanno all'estero, e questo sarebbe veramente una cosa molto bella per farti ritornare ancora la gente, le famiglie agli stadi. Non c'entra le televisioni in Spagna, in Inghilterra, in Francia ci sono, quindi, però gli stadi sono sempre pieni e le partite in televisione si fanno lo stesso. Franco Causio, dopo che ha lasciato il calcio giocato, cosa avrebbe voluto fare? Ma io ho fatto dirigente per 10 anni, probabilmente ho sbagliato perché
Probabilmente devo fare allenatore perché il mio posto era in campo, quindi mi sono pentito dopo alla lunga. Non mi è stata data più la possibilità, ho fatto il corso, c'ho l'allenatore UEFA e non ho avuto la possibilità, probabilmente l'età è avanzata, quindi alla mia età non si può fare più allenatore. Faccio questo lavoro, commento la partita, mi diverto molto, la possibilità di stare nei campi, di andare a trovare, anzi di lavorare anche con gente giovane, molto brava, molto professionale che sono questi di Sky. E veramente mi trovo molto bene con tutti e ringrazio Sky per la possibilità di poter lavorare e di far sì di rimanere in questo ambiente. Il legame di Franco Causio con il Golfo di Policastro nel 2006 al Villamare Film Festival, anche grazie all'amico Giocondo Martorelli, e quest'anno sei ritornato per ritirare questo premio importante degli anni 60 a Sapri. Ma lo devo molto a, come già detto, all'amico Giocondo, quindi se sono qui, sai, non è facile portarmi in giro perché io evito sempre queste cose, lui lo sa molto bene, però a lui non potevo dire di no, siamo troppo amici e sono qui, ripeto, perché mi ha invitato, sono contento, felice per questo premio che ricevo stasera, quindi sicuramente avrò l'opportunità di ritornare a trovare appunto mio amico Giocondo con la sua famiglia. Cosa c'è di bello nel Golfo di Policastro, visto da fuori e visto da uno sportivo? Guarda, io sono stato a Reggio Calabria a giocare, sono stato a Palermo, quindi insomma sono di una città, anzi del Salento, pugliese, quindi più che pugliese sono salentino. E, sai, insomma, me ne intendo di posti belli meridionale come me, quindi poi siamo qua a casa di Giocondo, guarda che bella vista che abbiamo, quindi si sta bene. Ci sta veramente bene. Un ritorno calcistico, a parte il commento, ci potrà essere di Causio nel mondo del calcio? Ormai non credo più, forse nell'aldilà oppure in un'altra vita, non lo so. Quindi però sai, nella vita se c'è qualcuno ancora che ti dà la possibilità di entrare a fare dirigente, a fare qualcosa, quindi o anche divertirmi a fare allenatore dei ragazzi, chissà. Ancora insegnare qualcosa, mi sto divertendo adesso questo periodo con mio figlio che vado al campo con lui, quindi perché ci si allena un pochettino, gli faccio fare qualcosa di tecnica individuale ancora, quindi molto importante. Insegnare ai ragazzi sarebbe stato quello lì il mio sogno, quindi chissà, un domani ancora se qualcuno mi dà la possibilità di poterlo fare, è già con l'età avanzata, molto difficile, però quello che sto facendo mi si diverte ancora di più.